Ma quale piacere, amici Pokéfan, ben ritrovati per la lotta Wi-Fi numero 24. Quest'oggi l'avversario è molto speciale, è il mio socio della Gallucelli Inc., Ronin, quindi insomma lotta, si lotta in famiglia qui. Le regole però quest'oggi sono speciali, è una lotta monocolor, ovvero come è intuibile le squadre sono a tema, entrambe di un singolo colore, per me giallo, per lui verde. Io strappo una vittoria schiacciante per 6-0, il mio primo 6-0, dopo che lui in OU Tire mi aveva inflitto due sconfitte, ora in monocolor per la maggiore esperienza in questo tipo di lotte lo sconfiggo. Penso di aver giocato senza presunzione davvero la partita perfetta, insomma se trovate qualche errore nel mio game siete pregati di farmelo notare, ma secondo me no. Vittoria mia impreziosita, questo 6-0, questa flawless victory, la mia prima da Predict davvero, davvero lodevoli. Per usare una metafora pugilistica, nell'angolo giallo Lucanic e nell'angolo verde Ronin. Comunque ora lascio spazio alle immagini che sono sicuramente più esplicative di quanto possano fare le parole. Scizor si trova in entrambi i team, sia verde che giallo, perché come ben sapete lo shiny color di Scizor non è ben definibile, bensì a metà fra le due categorie cromatiche. Per cui si parte. È la solita buona visione, naturalmente. Io apro con il mio nuovissimo Zapdos, una vera e propria macchina da guerra, un Flawless, e lui con il suo Machamp verde, che aprirà con una prevedibile pietra taglio, fin troppo prevedibile. E ora siete pronti ad una puntata nuova di Art Attack? Per prima cosa incassate più o meno decentemente il pietrataglio, senza troppi danni. Fatto. Seconda cosa, attaccate con la priority pugno scarica, con benda scelta e stab, e cercate, oltre che con l'abilità tecnico, cercate di fare al Nerboruto Machamp più danni possibile. Terzo, cercate di resistere al diramipugno, possibilmente non lasciandovi stecchire, con 2-8 KO. Fatto. Adesso attaccate ancora con la priority pugno scarica, cercando e sperando di non incappare nella confusion. E osservate quanti pochi danni il pugno scarica infligga a Skarmory. Fatto. E osservate Skarmory, infine, che si ricarica con avanzi. Fatto. Benissimo, dopo questa parodia demenziale potete anche prendermi lo scalpo. Comunque, io inserisco il mio testa calda, vecchie conoscenze su Skarmory, che però me lo spazza via con Turbine a gambe all'aria, e così fa il suo ingresso un'altra presenza ricorrente in queste ultime lotte. Totti, mio Alakazam Shiny. Ancora Skarmory si carica con avanzi. Totti usa Psichico, qui forse diciamo l'unico più o meno errore del match, qui non è che li possa fare granché poi con Psichico, nonostante la difesa non eccezionale speciale di Skarmory. Comunque qui guadagno pur sempre un turno perché lui aveva usato Provocazione per impedirmi di usare mosse di supporto, invece qui sono andato con una mossa d'attacco, quindi di fatto wasteando il suo turno. A questo punto inserisco il mio Raikou evento, che anche esso conoscete. Lui va con Valdeali, ma fa davvero un baffo a Raikou, resistendo anche a causa del tipo elettro. E qui si consuma, come vedete, la predict decisiva che deciderà il resto dell'incontro. Da qui in poi la lotta sarà in discesa totalmente per me. È qui che si è deciso il match. Il match si è chiuso virtualmente già qui, fidatevi. Sentivo l'ingresso in campo di Flygon per assorbire il fulmine. E così sono andato con Intro Forza Ice. 4 per sul poveretto Flygon, che nemmeno il tempo di presentarsi e subito deve tornare dietro il sipario. Davvero mi compiaccio qui. Ve lo confesso, qui ho usato l'attacco leggimente. Comunque, a questo punto lui non si scoppone più di tanto e manda in campo il suo Scizor. A questo punto però non vedo perché dovrei sostituire Raikou, per cui continuo ad andare con Fulmine, supportato dalla stab ovviamente, oltre che dalla eccellente potenza base 95.
Togli una gran quantità di energia alla malcapitata mantide giallo-verde e lui sbaglia ancora una volta a prevedere la mia mossa perché è andato con inseguimento pensando a switchassi, invece no, sono rimasto in campo e ho fatto non bene ma benissimo. Lui ritira Scizor a questo punto però e manda in campo il suo Leafeon. A questo punto vado con Onda Calda, una mossa tutor per Zapdos. Super efficace ovviamente sul Leafeon che sarà anche abbastanza robusto in difesa, ma in quanto a difesa speciale, insomma, lascia più di qualcosa a desiderare. Però Ronin è stato previdente qui, lo ha munito di Focal Nastro, non sapendo della sua difesa, che non fa certo gridare al miracolo con la speciale. Qui va con Fendifoglia, non capisco perché, evidentemente non aveva proprio nulla di meglio per danneggiare Zapdos. Dovrebbe sapere bene che gli attacchi erba non sono molto efficaci sui volanti. A questo punto decido di farla finita con Introforce Ice. Ho cambiato mossa perché non si sa mai, eventuale switch, magari. Ma comunque, questo ha poca importanza, finalmente lo faccio fuori. Ancora Scizor fa la sua apparizione. E uno. Leafeon. Qui pugno scarica di Scizor fa discreti danni a Zapdos, considerando che non è molto efficace, ma comunque qui. Subito dopo Zapdos gli rende la pariglia sferrandogli un fulmine addosso che lo mette al tappeto. E due. E però ovviamente Stormisfera costringe Zapdos a perdere un po' di PS. Ora Zapdos si diverte un po', entra Dragonite su di lui e ancora una volta con la seconda Introforce Ice della giornata. Zapdos anche con il supporto di Assorbisfera riesce a one hit KO-are il bulky Dragonite, insomma bulky ma non troppo, di Ronin, così crolla in un colpo. E tre! Tre vittime miete oggi, l'uccello leggendario del tuono, che rimane a 14 appena punti salute a causa di Assorbisfera. No, qui Ronin, no, qui Ronin non me la fai. So bene che saresti andato con la priority per far fuori Zapdos, invece no. Metto a testa calda il mio Typhlosion a parare abbastanza bene, devo dire, la pugno scarica. Il pugno scarica considerando che la non eccezionale difesa di testa calda è l'alto attacco di Machamp, anche se è vero, pugno scarica era senza né stab né benda scelta. Comunque qui con eruzione riesco ad attaccare per primo. Mossa che come sapete è la cui potenza è proporzionale al numero di PS rimasti. Essendo ancora 252, insomma, testa calda può sferrare un'eruzione devastante, non meno devastante di quella che possa sferrare un Vesuvio. Forza della natura, davvero, la mia testa calda. Ancora una volta con un'eruzione. Miete un'altra vittima illustre. L'uccello corazzato di Ronin. Che è l'ultimo in ordine cronologico a perire, ma non certo per valore. Di certo Skarmory si è battuto meglio di altri quest'oggi, ma nulla ha potuto contro l'organizzazione disarmante del mio team quest'oggi, che davvero è risultato un cocktail davvero esplosivo e che nemmeno ha avuto bisogno del sesto mio Pokémon di supporto, Lucario, che non ha proprio fatto la sua apparizione quest'oggi, ma che avrà occasione di rifarsi in futuro.